So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Fermo! Termina 1-1 tra Cittadini e Cinzia. L'ultima giornata del girone G, in Serie B, il recupero. Manciolavino, in campo con Rizzato, Salvini, Succi, Nanni, Petricca, Mugolini, Lauri, Guida, Vassella, Puglia e Di Dionisio. Mister Chiappara lascia in panchina con la Rieti, Fioravanti, Giordani, Bendia, Angeletti, Musini, Giancana, Brignone e De Carlis. Apuzzo con il suo Cinzia risponde con Scarzella, Mazzei, Carper, Ventura, Riccese, Baio, Bertoldi, Bianciardi, Gnacci, Enrico e Luci. In panchina, Col, Luci, Tabascio, Ronca, Raunzi, Tossa, De Marco, Di Bartolomeo, Farrugia e Sorrentino. Avvio dei padroni di casa. Al decimo minuto questa percussione dalla sinistra in cui Lazio Lavino tenta la via del gol. Ma Tulli di testa è debole e per Scarzella è facile bloccare. Primo episodio del match al 17esimo. Da questa percussione dalla parte sinistra Massella entra con una lama nel buco, Leccese lo stende ed è calcio di rigore e cartellino giallo. Dal dischetto, Massella non sbaglia ed è 1-0 per Lazio Lavino. Maggiore, i tifosi di casa. Cinzia che ci mette un po' a riordinare le idee, con Lazio Lavino che gli spezza ogni azione da gioco. Grazie a questo calcio di punizione si tenta la via del gol, ma il cross di Buscia è debole. E per Rizzato è facile bloccare. Azioni più pericolose arrivano verso il finale del primo tempo. Grazie a questo batti e ribatti in aria, il numero 4 può avere il tiro da fuori. Ma la spera termina sul fuori. Brivido che arriva al 46esimo minuto di gioco. Buscia tenta questa percussione dalla destra, a rimorchio arriva Miacci, ma la difesa di casa si salva in affanno ed è calcio d'angolo. Lancio Lavino che potrebbe raddoppiare in avvio di ripresa. 7-1 minuto di gioco, calcio d'angolo, la difesa ospite spizza il pallone, ma dal cross successivo il tiro del suo numero 6 Ugolini viene respinto da De Marco in calcio d'angolo. Tra la legge del calcio, gol mangiato, gol subito, punizione per il Cinzia, palla sulla sinistra, il cross al volo, vede Bailon tutto solo, il destro è 1-1, il Cinzia pareggia. Da questo momento un leitmotiv con i padroni di casa a tentare l'assalto per il 2-1 finale, ma il tiro termina fuori all'arco al 33esimo. La parte destra del campo, 41esimo minuto di gioco è l'azione più pericolosa. Sbagliano la difesa ospite, ma Tulli non trova la via della rete per un soffio. Non vedere, non ha segnato. Ultimo istante, Donazio Lavini a premere sull'acceleratore. Questa splendida combinazione di Tulli Massella finisce però fuori. E per Lazio Lavini non ci sono quasi più speranze. Uno. Ultimo periodo al 47esimo, Mattulli si lascia andare per il direttore di gara, simulazione ed è cartellino giallo e per Lazio Lavino sono finite le speranze di lottare. Due minuti dopo il rinvio e il triplice fischio del signor Saggese di Roverino, 1-1 tra Lazio Lavino e Cinzia.